Dalla regia comunicano che oggi dobbiamo provare la 16 Joule Catran con canna da 520 mm, regolatore di pressione settato per erogare sempre 16 Joule costanti. Ricordiamo che abbiamo la tuning fine sulla molla di lancio che è qua sotto, quindi questo poi può determinare il mezzo Joule di differenza. Li proviamo con il caricatore monocolpo ora inquadrato. E con i pallini Airams Diabolo Field pesanti da 1,067 di grammo e un test di confronto, una comparativa con di pari peso 0,53, il finale match Eevee della HN sulla destra e l'R10 match dell'ROS. Notoriamente l'ROS ha un piombo un po' più duro e va un po' più piano, ma i Joule rimangono costanti per tutte. Partiamo con il Diabolo Field. Single shot 229,9. Il delta è eccellente, considerato che la temperatura in questo ambiente adesso è di circa 21 gradi. Direi un risultato di tutto rispetto, eh? È sempre lì, è sempre lì. L'ultimo col pallino GSB Airbus 220,8. Ottima prova. Adesso passiamo a un pallino veloce che porterà nei limiti di Joule, che è il finale match Eevee da 0,53 di grammo, che dovrà essere prossimo ai 240 metri al secondo per rimanere nei 16 Joule canonici. 238. Notate bene che si fa senza andare a intervenire, pulire la canna, sparare un feltrino. Leggende metropolitane. 2,36. Quindi perfettamente nei Joule, fate i vostri calcoli, la tabella la conoscete tutti. E chi non la conosce sarà rimandato a settembre. Direi proprio bello. Sempre lì. Adesso, sempre di pari peso, ma con una tipologia di piombo diverso, proviamo l'R10 che è un po' il papà di tutti i pallini, di tutti il diavolo al mondo. È l'R10, da sempre così. L'ROS, da che produceva e produce ancora oggi il famoso Meister Kugel, che è praticamente il più venduto al mondo, passando poi all'R10, che è quello proprio da competizione. Facciamo subito un test, troveremo che rispetto all'HN sarà di pochi metri più lento. No, questo qua invece ha voluto replicare per Nvidia, è andato uguale. Eccolo qua, questa è la sua vera velocità. Questo era un fatto che riscontravamo spesso in FAS, facendo i test delle AP604 con i pallini finale match, erano superiori ai 120 metri al secondo. Con l'R10 pistola si sfioravano i 110 metri al secondo, quindi c'erano oltre 10 metri al secondo di differenza. Parliamo di un test fatto su 18.000 pistole, non una. 18.000, ogni singolo lotto veniva testato con più pallini, ma i risultati erano sempre quelli. Bella, è davvero una signora carabina. Ricordiamo, canna da 520, il serbatoio in alluminio, ma c'è la possibilità di averlo in carbonio, oppure averlo anche bibo, due corti carbonio, due lunghi alluminio, un po' esagerato, due medi alluminio, simpatica da vedere.
una modularità Catra, mi stuferò mai di dirlo, è veramente eccellente. Poi la 16 jaws si sta dimostrando una carabina davvero tecnica, senza avere le cose delle tecniche, le scine da 11, queste cose qua. Rimane il suo stile un po' così militare, fra virgolette, molto elegante questa zona qua, però il motore è veramente un tuning finissimo, fatta molto bene. Complimenti, a presto.